Elodie, bonsoir. 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 Bonsoir à tout le monde. Elodie, raccontaci un po' che succede, qual è la situazione e andiamo. Elodie, raconte-nous un petit peu la situation, qu'est-ce qui se passe et on y va. Ma situation, c'est que j'ai des choses récurrentes dans ma vie où j'arrive à quelque chose de positif et que d'un coup, tout s'écroule. Ma santé aussi, dans la vie de tous les jours. Et c'est récurrent depuis aussi loin que je m'en rappelle. Allora, quello che succede è che nella mia vita ci sono cose ricorrenti che continuano a presentarsi, che sia riguardo alla mia salute, alla mia vita in generale, più o meno da sempre ci sono cose positive all'inizio che si presentano e poi che crollano. Eh sì? Continua, per favore. Voilà, donc du coup, j'essaye de comprendre et de savoir d'où vient ce blocage de vie qui est récurrent et qui m'embête. E quindi, siccome mi dà fastidio, vorrei capire da dove viene questo blocco che mi impedisce di andare avanti. E voilà. Et voilà. Sembra che non abbia niente, eh? On dirait que tu as rien. Ah bon? Invece uscirà di tutto, vabbè. Preparati, perché la prima persona a entrare in ipnosi sarai tu. Prépare-toi, Elodie, tu vas être la première personne à rentrer en hypnose. Ok. Bene, io non conosco la tua suscettibilità ipnotica, quindi conterò da 10 a 1. Moi, je ne connais pas ta suggestibilité hypnotique, donc je compterai de 10 à 1. Ok. E ti rilassi. Et tu te détends. Oui. Però, se mentre conto tu visualizzi o senti qualcosa, mi interrompi e me lo dici. Si pendant que je compte, tu visualises ou tu sens quelque chose, tu interromps mon décompte et tu me dis ce que tu vois. Ok. Conto, je vais compter. Te dis Puoi chiudere gli occhi? Se Tu peux fermer tes yeux? no non comincio. Sinon, je commence pas. Ok. D'accord.
Adesso Maintenant, je compte de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu vas à un rêve ou à un souvenir. Stai ricordando, Elodie? De quoi te souviens-tu, Élodie? Là, j'ai eu plus une pensée de moi petite, mais c'était pas un souvenir clair. Non era un ricordo chiaro, ma ho avuto un pensiero da me stessa quando ero bambina. Cioè, cosa stai ricordando? C'est-à-dire, c'est quoi cette pensée? C'était moi petite en train de rigoler et de bouger, danser, courir, enfin dans ce truc-là. Sono io che da bambina mi vedo correre, ballare, divertirmi. Quanti anni hai? Quel age as-tu? Je dirais 6 ans. Direi 6 anni. Con chi sei? Tu es avec qui? Seule. Da sola. Cosa stai facendo? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis souriante et je tourne en rond, on va dire, en sautillant. Faccio giro tondo, salto, rido. Bene, come ti senti? Comment tu te sens? Bien. Bene. Adesso, mentre balli e giochi, osservati dall'alto, fuori dal tuo corpo. Maintenant, pendant que tu danses et que tu joues, observe-toi depuis le dessus de ton corpo. Dimmi esattamente da quale posizione ti stai osservando. Dis-moi exactement depuis quelle position tu t'observes. Je m'observe depuis le haut et ça m'angoisse. Mi osservo dall'alto e mi angoscia. Vai alla causa di questa angoscia. Va à la cause de cette angoisse. Cosa vedi? Qu'est-ce que tu vois? Rien de plus. Je vois juste que autour de moi, il n'y a rien, c'est de la terre. Niente di più, vedo solo che attorno a me non c'è niente, c'è solo della terra. Osserva l'angoscia, dov'è l'angoscia? Observe ton angoisse. Où est l'angoisse? Sur le plexus, enfin, au niveau du thymus. Sul plesso. Adesso torniamo al tempo presente da dove ti sto parlando. Maintenant, on va revenir au moment présent, celui depuis lequel je te parle. Bien. Dimmi se senti ancora questa pressione sul petto. Dis-moi si tu ressens encore cette pression sur le Ho preso plexus. solare. Oui, j'ai une pointe au cœur aussi. Sì, io sento anche una punta al cuore. Benissimo. Adesso di a questa pressione sul plesso solare di uscire dal tuo corpo e di mettersi davanti a te.
Maintenant, tu vas dire à cette pression sur ton plexus solaire de sortir et de se mettre en face de toi. Dimmi da quale parte del corpo esce. Dis-moi par quelle partie de ton corps est-ce qu'il sort? Elle n'a pas trop envie. Lei non ha tanta voglia. Lei? Come si chiama lei? Elle, comment elle s'appelle? Dans la, y a Lena qui est venue. Lena. Si chiama Lena? Elle s'appelle Lena. Oui. Mi fai parlare con Lena? Tu me ferais parler avec Lena? Oui. Lena? Lena? Come stai? Comment vas-tu, Lena? Non è un po' troppo stretto il corpo di Elodie? Est-ce que tu n'es pas un peu trop à l'étroit dans le corps d'Élodie? Non. Ci stai bene? Tu t'y sens bien? Oui. Non lo vuoi lasciare? Tu n'as pas envie de le laisser? Non. E perché piangi? Et pourquoi est-ce que tu pleures? Che è successo, Lena? Qu'est-ce qui s'est passé, Lena? Je veux rester. Voglio rimanere. Se tu mi lasci il corpo di Elodie, io te ne do un altro, più bello. Si tu me laisses le corps d'Élodie, moi je peux t'en donner un autre, un plus beau. Non. Ti piace il corpo di Prisca? Le corps de Priska, est-ce qu'il te plaît? Non. Perché no? Perché no? Pourquoi? Non? J'ai pas envie. Non, non, voilà. Non ti piace Prisca? Priska, elle te plaît pas? Dimmi, come lo vuoi il corpo? Come deve essere la persona? Dis-moi comment tu le voudrais le corps, comment elle doit être la personne. Che cerchi? Qu'est-ce que tu cherches? Je suis bien là. Qui sto bene. Da quanto tempo stai lì? Tu es là depuis combien de temps? Tout le temps. Da sempre. Sempre che vuol dire da quando? Tout le temps, ça veut dire quoi? Depuis combien de temps? Longtemps. Da molto tempo. Bene. Adesso voglio ospitarti per un po' nel mio corpo. Bien, maintenant j'aimerais t'inviter un petit peu dans mon corps. E mi dici se ti piace. Et tu me dis si ça te plaît. Ok? D'accord? Ok. Bene, io conto da 1 a 3. Bon, alors je vais compter de 1 à 3. Mentre conto, esci dal corpo di Elodie ed entri nel mio. Pendant que je compte, tu quittes le corps d'Élodie et tu rentres dans le mien. Un, deux, Elodie, da quale Oui. parte del corpo è uscita? Élodie, par quelle partie de ton corps est-ce qu'elle est sortie? J'ai eu un spasme dans les bras. Non lo so, ho avuto uno spasma nelle braccia. Ok, e osserva dove è andata questa energia.
D'accord. Alors observe où est allée cette énergie. È venuta da me? Est-ce qu'elle est venue à moi? Je sais pas. Non, non, ça. Guardami. Regarde-moi. Come mi vedi? Comment tu me vois? No, no, guardami però con l'occhio della tua mente. Ferme tes yeux et regarde-moi avec les yeux de ton esprit. Cercami in ambiente ipnotico, anzi, arrivo io da te. Cherche-moi en environnement hypnotique. Regarde, je viens vers toi. Ecco, sono entrato. Voilà, je suis rentrée dans l'environnement hypnotique. Sono lì vicino a te. Je suis là, à côté de toi. Come mi vedi? Comment tu me vois? Là, je vois rien. Non mi Non vedi. vedo niente. Ok, Non vedo niente. adesso entra Prisca in ipnosi ed entra nello stesso ambiente ipnotico dove ci sei tu, dove ci sono io, dove c'è Lena. Maintenant, Prisca va rentrer en hypnose dans cet environnement hypnotique où tu y es toi, où j'y suis moi, où Prisca nous rejoint et où il y a aussi Lena. Prisca, quando ci vedi, dimmelo. Prisca, quand tu nous vois, dis-le. Sì, vi visualizzo. Oui, je vous vois. Beh, vai un po' indietro nel tempo, Prisca, e osserva quello che è successo quando io ho invitato Lena a venire da me. Raccontaci la scena. Prisca, raconte-moi cette scène en remontant le temps où Lena, je l'ai invitée à rentrer dans mon corps. Visualizzo questa energia, piccola energia, non la vedo una grande energia, che esce dal suo corpo, dalle sue braccia e come se si attaccasse immediatamente al tuo collo. Io la visualizzo in questo momento attaccata al tuo collo, Cala. Je vois cette petite énergie, ce n'est pas une grande énergie, elle est vraiment petite, elle sort du corps d'Élodie et elle va à toi, elle s'accroche à ton cou. Adesso leggi le informazioni genetiche di questa energia attaccata al mio collo e dimmi chi è. Maintenant, lis les informations génétiques de cette énergie qui est attachée à mon cou et dis-moi ce qu'elle est. È lo spirito di un disincarnato, è una bambina. C'est une enfant, c'est l'esprit d'une enfant désincarnée. Ok, di alla bambina di staccarsi pure dal mio collo e che mi tenga la mano e andiamo a giocare. Dis à cette enfant qu'elle se détache de mon cou, qu'elle me prenne la main et qu'on va aller jouer. No, non vuole, ha paura, vuole stare attaccata al collo. Elle ne veut pas, elle a peur, elle veut rester accrochée à ton cou. Ok, mi fai parlare con Lena? Bien, tu me fais parler avec Léna? Sì. Ciao piccolina. Salut petite. Che c'è, Lena? Che succede? Qu'est-ce qu'il y a, Lena? Qu'est-ce qui se passe? Non voglio stare sola. Perché Je veux pas rester toute seule. fate queste cose? Pourquoi vous faites ces choses-là? Perché non vuoi stare sola, Lena? Perché Pourquoi tu veux pas rester toute seule, Lena? è tutto buio. Parce que c'est tout sombre. Lena, andiamo a farci una passeggiata. Léna, on va faire une petite promenade. Come no? Sei Non. con me, non sei mica sola. Tu sais, avec moi, tu n'es pas toute seule. Voglio la mia mamma. Je veux ma maman. Appunto, andiamo a fare una passeggiata per andare dalla mamma. Ben justement, on va faire une promenade pour aller retrouver ta maman. Tu mi hai tolto dalla mamma. Toi, tu m'as enlevé de ma mère. Voglio Ascoltami. tornare dalla mia mamma. Je veux Mi hai retourner à ma detto di maman. uscire. Tu m'as dit de sortir. Guarda dove sta tua mamma. Regarde où est ta mère. Al mio 3 siamo da lei. À mon 3, on est chez elle. 1, 2, 3. È lì, davanti a me. Sono uscita adesso dalla mia mamma. Elle est là, en face de moi. Je suis sortie maintenant de ma mère. Adesso andiamo indietro nel tempo. Maintenant, on va retourner en arrière dans le temps. Andiamo al momento in cui tu sei ancora nel tuo corpicino. On va dans ce moment où tu es encore dans ton petit corps. 1, 2, 3.
Ciao. Coucou. Quanti anni hai? Tu as quel âge? Quanti anni hai? Tu as quel âge? Come ti chiami? Comment tu t'appelles? Rispondimi con la testa, sì o no? Réponds-moi en faisant un signe de la tête, oui ou non. Sei così piccola da non poter parlare? Tu es si petite que tu ne peux pas parler? C'è qualcuno che non ti fa parlare? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'empêche de parler? Sei più grande di 5 anni? Est-ce que tu es plus grande que 5 ans? Sì. Ok. Sei più grande di 7 anni? Est-ce que tu es plus, est-ce que tu as plus que 7 ans? Hai 6 anni? Tu as 6 ans? Ok. Dimmi perché non puoi parlare. È un problema delle tue corde vocali? Dis-moi pourquoi tu peux pas parler. Est-ce qu'il y a un problème avec tes cordes vocales? Sì. Non hai mai parlato? Tu n'as jamais parlé? Ok. Adesso facciamo un gioco di magia. Maintenant, on va faire un jeu de magie. Al mio 3 puoi utilizzare le corde vocali di Prisca per parlare. À mon 3, tu vas pouvoir utiliser les cordes vocales de Prisca pour parler. E anche quelle di Elodie. Et aussi celle d'Elodie. Allora, se io ti chiamo Lena 1, mi rispondi attraverso Elodie. Alors si moi je t'appelle Lena 1, tu me réponds à travers Elodie. Se ti chiamo Lena 2, mi rispondi attraverso Prisca. Si je t'appelle Lena 2, tu me réponds à travers Prisca. Bene. Un, due, tre. Adesso puoi parlare. Maintenant tu peux parler. Lena, un, dove sei? Lena 1, où es-tu? C'est noir. È buio. È notte? C'est la nuit? Non. Perché è buio? Dove li trovi? Pourquoi c'est sombre? Tu es où? Parce que c'est l'ombre. E perché l'ombra? Ah, stai all'ombra. E chi ti sta facendo ombra? O Ah, tu as l'ombre et qui te fait de l'ombre? cosa? Je vous dirai pas. Qu'est-ce qui te fait de l'ombre? Non te lo dirò. Perché non me lo dici, Lena 1? Et pourquoi tu veux pas me le dire, Lena 1? Parce que c'est comme ça. Perché così? C'hai i segreti. Se Ah, tu as des secrets? tu mi dici un segreto, io te ne dico uno mio. Si tu me dis ton secret, moi je te dis un secret à moi. Dimmi, cosa ti sta facendo ombra? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle te fait l'ombre? Ben, elle me fait un peu peur quand même. Mi fa un po' paura comunque. Dimmi dove senti questa paura, in quale parte del corpo? Dis-moi où est-ce que tu sens cette peur, dans quelle partie de ton corps? Mon cœur. Nel mio cuore. È soltanto una energia, la puoi prendere e la puoi buttare via. Prendila Ce n'est qu'une énergie, tu peux la prendre et tu peux la jeter. e buttala via. Prends-la et jette-la. Vedi? Non c'è più. Tu vois? Elle n'est plus là. Come ti senti adesso? Comment tu te sens maintenant? Je sais pas. Non, lo so. Adesso dimmi, cosa ti fa ombra? Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'elle te fait, ombre? Elle est là. Sta qui. Lena 2, dimmi, cosa ti sta facendo ombra? Lena 2, dis-moi, qu'est-ce qu'elle te fait, ombre?
Voglio scappare. Je veux m'enfuir. Perché? Che succede? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Perché mi tengono chiusa qui dentro, io voglio andare via. Parce qu'ils me tiennent enfermée ici, dedans. Moi, je veux partir. Dove ti hanno Cioè, chiuso? voglio stare qui. Je veux pas rester Chi ici. ti ha chiuso lì? Chi t'ha enfermé là? Quell'ombra. Cette ombre. Guarda quell'ombra. Regarde cette ombre. Mi dice di stare zitta. Elle me dit de me taire. Come si chiama Zitta, questo? zitta, zitta, dice. Zitta, zitta, Tais-toi. zitta, zitta che ti picchio. Tais-toi, elle me dit. Tais-toi, tais-toi, ou je te pique. Tais-toi. Voglio parlare con l'ombra. Je veux parler avec l'ombre. Ombra. Ombra. Ombre. Perché ti sei intromesso? Pourquoi tu t'es mis entre nous? Perché non picchi me? Pourquoi tu me piques pas moi? Tu non mi interessi. Se Ça, tu m'intéresses pas. vuoi ti picchio. Mais si tu veux, je te pique. Sì, piccami. Oui, vas-y. Sto Un'altra aspettando. volta. Je te frapperai une autre fois. Non ho voglia. J'ai pas envie. Perché vuoi picchiare la bambina? Pourquoi tu veux frapper la petite? Parla, deve stare zitta. Elle parle, il faut qu'elle se taise. E cosa dice? E qu'est-ce qu'elle dit? Lei deve stare zitta dentro il suo corpo, deve stare zitta, è programmata per questo, deve stare zitta, zitta. Elle doit se taire. Elle est programmée pour ça, pour se taire dans son corps. Elle doit se taire. Come ti Tu chiami? arrivi e la fai parlare. Toi, tu viens e tu la fais parler. No. Come ti chiami? No. Comment tu t'appelles? Non mi chiamo. Je m'appelle pas. Da quanto tempo ti hanno affidato questa bambina? Depuis combien de temps ils t'ont confié cet enfant? Dalla nascita. Depuis la naissance? Lena 1, perché stai piangendo? Lena 1, pourquoi est-ce que tu pleures? Sono triste. Chi è quest'ombra? La conosci? C'est qui cette ombre? Tu la connais? Lena 1, dov'è tua madre? Lena 1, où est ta maman? Est morte. È morta. E tuo padre? Et ton père? Sais pas. Non lo so. E chi è quest'ombra che sta con te? Et cette ombre qui est avec toi, c'est qui? Je peux pas parler. Non posso parlare. Hai paura? Brava, stai zitta. Zitta. C'est bien, tais-toi. Tais-toi. Puoi parlare, Elena 1, se vuoi. Lena, tu peux parler si tu as envie. Quest'ombra non può farti niente. Cette ombre, elle peut rien te faire. Mais elle fait du mal. Mi fa del male. Cosa ti ha fatto fino adesso? Raccontami. Qu'est-ce qu'elle t'a fait jusqu'à présent? Raconte-moi. À moi, non. A me, no. A chi fa del male? À qui elle fait du mal? À Elodie. Elodie. À Elodie. E come fa a far male a Elodie? Et comment elle fait pour faire du mal à Elodie? Je peux pas. Non posso. Non puoi cosa? Tu ne peux pas quoi? Parler? Parlare. Brava, zitta, zitta, stai zitta. C'est bien, tais-toi, reste silencieuse, tais-toi. Ombra, a te interessa Lena o interessa Elodie? Ombre, qu'est-ce qui t'intéresse à toi? Lena ou Elodie? Tutte e due. Toutes les deux. Me ne dai una? Tu m'en donnes une? No. Perché? Pourquoi? Perché tu non c'entri niente. Parce que toi, t'as rien à Sei voir avec venuto tout ça. solo a disturbarmi. Basta adesso. T'es juste venu pour me déranger. Maintenant, ça suffit. Ombra, lasciami con Prisca. Ombre, laisse-moi avec Prisca. Disconnetti, Prisca. Déconnecte, Prisca. Prisca. Sì. Ok, andiamo a capire un po' la situazione.
Bon, on va essayer de comprendre la situation. Dimmi cosa hai visto durante questa conversazione tra i tre. Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu pendant cette conversation entre nous trois? Ho visto questa energia che adesso è dentro l'Odin, che prima era in un corpo di una bambina che non poteva muoversi, una bambina con una disabilità. J'ai vu cette énergie qui était dans le corps d'Elodie. Avant, elle était dans le corps d'une petite fille qui était handicapée, qui ne pouvait pas bouger du tout. Questa bambina è nata disabile per il progetto di questa ombra. Cette enfant, elle est née handicapée pour le projet de cette ombre. Quando dici Non so. disabile, a quale tipo di disabilità ti riferisci? Quand tu dis handicap, tu te réfères à quel type d'handicap? È una disabilità che vedo va a danneggiare delle parti del cervello e questo crea alla bambina incapacità di parlare, incapacità di muoversi. La vedo su una carrozzina. C'est un handicap qui va à atteindre certaines zones du cerveau. Ça empêche l'enfant de pouvoir parler, de pouvoir bouger. Elle est en fauteuil roulant. Ok, adesso osservo quest'ombra. Bien, maintenant observe cette ombre. Leggi il suo codice genetico e dimmi chi è. Lis son code génétique et dis-moi Un qui elle est. Come? Un insettoide. Insettoide. Un insetto. Esattamente a quale insetto assomiglia? Exactement à quel insectoide est-ce qu'elle ressemble? Una mantide. Une mante religieuse. Ok, adesso andiamo indietro nel tempo. Maintenant, on va en arrière dans le temps. Andiamo al momento dove comincia tutta questa storia. On va à ce moment où toute cette histoire commence. Dove sei, Prisca? Où es-tu, Prisca? In un laboratorio. Dans un laboratoire. Questo laboratorio è fisico? Il est physique ce laboratoire? No, è eterico. Éthérique. Dove si trova? Où il est? Sulla luna. Sur la lune. Bene, che anno è sulla Terra? On est en quelle année sur Terre? Avanti 12.000 avant Jésus-Christ. Ok, intanto dimmi cosa succede. Bon, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Ci sono delle provette con all'interno degli ovuli. Stanno Il y a des éprouvettes avec dedans des ovules. programmando un esperimento genetico. Il programme une expérience génétique. Sì. Vedo che ci sono all'interno di una provetta ci sono degli ovuli già fecondati. Je vois qu'à l'intérieur d'une éprouvette, il y a des ovules qui sont déjà fécondés. Questi ovuli Ci sono sono dei umani, piccoli? scusami? Sono umani Sì. questi ovuli? Ils sont humains, ces ovules? Sì, sono già piccoli embrioni in realtà. Lo vedo già piccolino, già un po' formato. Oui, en réalité, ce sont déjà des petits embryons. Je les vois petits, ils sont déjà formés. Ok, aspetta un attimo. Osserva dove sono stati creati questi embrioni. Observe où ont été créés ces embryons. Dove è avvenuta l'unione con lo spermatozoo. Où et comment s'est faite l'union avec le spermatozoïde? Se c'è stata Lì unione, lì. sulla luna. Là, sur la lune. Allora, gli ovuli e gli spermatozoi sono umani? Les ovules et les spermatozoïdes, ils sont humains? Sì, sono di una razza umana. Oui, ils sont d'une race humaine. Osserva Non come umana sono. come la nostra. Mais pas humaine comme la nôtre. Umana come la nostra? Non. No? Diversi. Différentes. Quindi umani non del pianeta Terra? Donc ce sont des humains qui ne sont pas de la planète Terre? Vivono sul pianeta Terra, ma non sono umani come noi. Ils vivent sur la planète Terre, mais ils ne sont pas humains comme nous. Quando dici che non sono umani come noi, come li vedi esattamente? Quand tu dis qu'ils ne sont pas humains comme nous, ils sont comment exactement? Fisicamente li vedo come noi. Ma energeticamente sono molto diversi. Physiquement, ils sont comme nous, mais énergétiquement, ils sont très différents. Tu vedi questi umani, Elodie, disconnetti pure, Elodie, e dimmi come li vedi. Elodie, déconnecte et dis-moi comment tu les vois, ces humains.
Non vedo niente. Non vedo niente. Cosa senti? Qu'est-ce que tu ressens? Comme une ouverture. Un'apertura. Ok. Che vuol dire sono energeticamente diversi, Prisca? Prisca, ça veut dire quoi? Ils sont énergétiquement différents. Hanno una luce, un campo energetico che si espande quasi per un chilometro. Sono molto luminosi e sono più evoluti spiritualmente. Non sono umani della Terra, vivono solo sulla Terra. Ce ne sont pas des humains de la Terre, ils vivent simplement sur Terre. Ils ont une énergie, un champ énergétique qui s'étend jusqu'à 1 km après eux. I loro corpi hanno densità materica? Est-ce que leur corps a une densité matérielle? Sì. Che Oui. anno è sulla Terra? On est en quelle année sur Terre? Ce n'è uno davanti a me che mi fa come da specie, cioè come se la mia mano stesse toccando la sua mano. Il y en a une en face de moi qui c'est comme si sa main était en train de toucher la mienne. Sì, assorbi pure queste informazioni e dimmi che anno è sulla Terra. Bien, absorbe cette information et dis-moi en quelle année on est sur Terre. Viene 150.000 avanti Cristo. Ce qui me vient, c'est 150 000 avant Jésus-Christ. Ok, guarda sulla Terra e dimmi se la riconosci. Guarda qualche città che conosci. Regarde sur la Terre et dis-moi si tu reconnais une ville ou quelque chose. No, non riconosco niente, però so che è la Terra. Non, je reconnais rien, mais je sais que c'est la Terre. Osserva se trovi la penisola italica. Dis-moi et observe si tu reconnais la péninsule de l'Italie. No. Cosa c'è al posto dell'Italia? È Qu'est-ce qu'il y a à la place de l'Italie? tutto unito, vedo la terra molto più unita, non è divisa come adesso, non esistono tutte le isolette, è come se ci fosse la terra tutta al centro, tutta unita, e poi acqua, 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 acqua. Toutes les terres sont unies, il n'y a pas de séparation comme maintenant avec les îles. Toute la terre est au centre et toute la surface de terre est au centre et après il n'y a que de l'eau partout. Ok, è un'altra epoca completamente, l'uomo è diverso, evoluto. Bien, donc c'est une époque complètement différente et l'évolution de l'homme est complètement différente. Quindi questi ovuli e questi spermatozoi in questo laboratorio lunare sono stati prelevati da questi esseri umani diversi? Donc ces embryons qui sont prélevés et travaillés sur la Lune, est-ce qu'ils ont été prélevés de la Terre à ce moment-là? Sì. Come hanno fatto a prelevarli se presuntamente sono esseri umani di alta frequenza? Comment ont-ils fait pour les prélever si, a priori, ils se sont des embryons d'êtres humains très évolués? Ne hanno catturati due, un esemplare donna, un esemplare uomo. Ils en ont capturé deux, un exemplaire femme et un exemplaire homme. Hanno portati sulla Luna. Ils les ont amenés sur la Lune. Ok, poi vediamo come hanno fatto, però adesso concentriamoci su questo esperimento. Quindi abbiamo quest'ovulo e questi spermatozoi. Cosa fanno in questo laboratorio? Bien, on va regarder un peu plus tard comment est-ce qu'ils les ont amenés. Pour l'instant, je veux que tu observes l'embryon femme et l'embryon homme. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Prendono questo piccolo embrione all'interno di questa provetta. Hanno un ago molto molto sottile, vedo che stanno iniettando qualcosa nel piccolo embrione. Ils prennent ces ovules dans les éprouvettes et ils ont une grande aiguille très fine et ils Ok. injectent quelque chose dedans. Quindi Un l'uomo. codice Sì. genetico. Un codice génétique. Quindi l'embrione è già formato, è proprio formato dall'ovulo e dallo spermatozoo umani. Donc l'embryon est déjà formé depuis l'ovule et le spermatozoide humain. Sì. Poi viene contaminato l'embrione con Con un codice. un'emissione di codice genetico esterno, Et puis l'embryon vient à être contaminé par un code génétique extérieur? no? Ok. Sì. Qual è questo codice genetico?
Ok, quel è il suo codice genetico? XY. XY. Da chi è stato prelevato questo codice genetico? A chi ha été prélevé ce code génétique? È stato creato in Il a été créé. laboratorio. Il a été créé en laboratoire. Creato e derivato da quali codici genetici? Il a été créé et il est venu de quel code génétique? Non vedo, non arriva, non lo so. Je vois pas, Va bene. ça ne vient pas, je ne sais pas. Viene contaminato l'embrione, quindi cosa succede? Segui l'evoluzione. Bien, donc l'embryon est contaminé. Observe ce qui se passe. Quelle est l'évolution? Viene fatto crescere all'interno di un utero artificiale. Il vient à grandir à l'intérieur d'un utérus artificiel. È proprio riprodotto, vedo la placenta, vedo un liquido amniotico, cresce all'interno di questa struttura, di questa macchina. Tout est vraiment reproduit dans cette structure, cette machine, le liquide amniotique, le placenta. Vedo che sta crescendo, siamo quasi all'ottavo mese. Nove. Je vois qu'il grandit, on est au 8e, 9e mois. 12, 12 mesi. 12 mois. Pronto. Prêt. Che forma ha? Quelle forme il a? È deforme. Il est déformé. Beh, deforme che significa? Intanto ha delle sembianze umane? Déformé, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a une ressemblance humaine? E ha due braccia, due gambe, il corpicino e una testa enorme. Il a deux bras, deux jambes, un petit corps et une énorme tête. La testa enorme. A cosa Un'énorme somiglia la tête. testa, la faccia? À quoi ressemble la tête, le visage? Cerco di guardare gli occhi sono completamente neri. J'essaie de regarder les yeux sont complètement noirs, Analizza come quelli di questo. un insetto. Ce sont les yeux d'un insecte. Analizza questo DNA e dimmi com'è composto. Analyse cet ADN et dis-moi comment il est composé. C'è il DNA di una razza insettoide. Il y a l'ADN d'une race insectoïde. Che percentuale? À quel pourcentage? Tra il 20 e il 30%. Entre 20 et 30%. Ecco, questo embrione deforme, questo feto deforme, o questo neonato deforme, è l'ENA o è un essere umano come l'ENA? Donc cet embryon, ce fœtus, ce bébé déformé, c'est l'ENA ou c'est quelqu'un d'autre? È uno come Lena, è come se lei fosse poi il proseguo di questo esperimento. Lei portava dentro ancora questo, è parte del processo dell'esperimento, ma nel futuro. C'est comme l'ENA, l'ENA n'est qu'une continuité de ce processus, mais c'est un être qui est comme l'ENA. Ok, cerca l'ENA. Ok, cherche l'ENA. Cerca l'ENA in questo laboratorio lunare. Cherche l'ENA dans ce laboratoire lunaire. Dimmi se la trovi. Più Dis-moi si tu la trouves. avanti, sì. Beh, Un peu plus loin, oui. adesso osserva l'ENA quando nasce, dopo presuntamente il dodicesimo mese, che forma ha, che caratteristiche ha e come arriva poi a Elodie. Bien, observe donc l'ENA à sa naissance, a priori au 12e mois, et dis-moi quelles caractéristiques elle a. Qu'est-ce qui l'a fait ensuite se ressembler à Elodie? Ma l'ENA è già parte di una fase successiva del progetto. Lei non nascerà dentro quel laboratorio. L'ENA, elle n'est qu'une partie consécutive à ce projet qui est dans ce laboratoire. Pour l'instant, elle n'y est pas. Lei nascerà all'interno di un corpo umano. Elle naîtra, elle, à l'intérieur d'un corps humain. Bene, osserva in che anno nasce sulla Terra. Observe en quelle année elle naît sur Terre. Se nasce sulla Terra. Si elle naît sur Terre. Sì, lei nascerà sulla Terra. Oui, l'ENA Siamo naît sur Terre. nel Nel 1040, 1050. On est en 1040, 1050 quand elle Ok, naît. nasce deforme. D'accord, elle naît déformée?
Sì, nasce deforme. Bene, raccontami la sua vita da deforme nel 1040, vediamo cosa succede. Bien, raconte-moi sa vie, donc avec sa déformité, et dis-moi qu'est-ce qu'il se passe. E dimmi se in questa vita che c'è il contatto con Elodie o no. Dis-moi si c'est dans cette vie qu'elle a ce contact avec Elodie ou pas. Lei è totalmente intrappolata nel suo corpo, non riesce a controllare nessun tipo di movimento, nemmeno la parola. Elle est complètement piégée dans son corps, elle n'a aucun contrôle sur aucun mouvement et elle n'a pas la parole non plus. Vedo che c'è vicino a lei, una donna molto amorevole. Je vois qu'à côté d'elle, il y a une femme très affettuosa. La madre? C'est la mère? No, lei è stata abbandonata da piccola, è un'altra donna. Non, elle a été abandonnée quand elle est petite, c'est une autre femme. Riconosci questa donna? Est-ce que tu reconnais cette femme? Sì, è una donna che è molto caritatevole, che si prenderà cura di lei. C'est une femme très charitable, elle va prendre soin d'elle. Leggi il DNA di questa donna. Lis l'ADN de cette femme. Elodie. Come si chiama lì, Elodie? Comment est-ce qu'elle s'appelle là, Elodie? Arana. Arana cosa fa? Lavora? Sta in casa? Com'è la sua vita? Arana, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une femme d'intérieur, elle travaille. Qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie? Anna, una ragazza semplice. No, non lavora. È una ragazza anche abbastanza povera. C'est une fille simple, assez pauvre, elle ne travaille pas. Ok. Elodie, dimmi cosa vedi tu. Elodie, dis-moi qu'est-ce que tu vois, toi? Je sais pas. Non, ça. Non vedi niente? Tu ne vois rien? Non, j'ai l'impression de voir une dame avec beaucoup de tissu et un bonnet. No, l'impressione di vedere una donna con tanti tissuti su di lei e c'ha una cappa. El è Arana. Est-ce que c'est Arana? La riconosci come Arana? Tu la reconnais en tant qu'Arana? È la donna di cui parlava Prisca? C'est la femme dont Prisca parlait? Non lo sai. Mi Non lo fai so. parlare con lei? Tu me laisserais parler avec elle? Oui. Cucù. Ti ricordi di me? Tu te souviens de moi? Con chi sei? Tu es avec qui? Gente. Ok, lasciami con Elodie. Bien, laisse-moi avec Elodie. Elodie, disconnetti. Déconnecte, Elodie. Ok, Prisca, con chi si era connessa Elodie? Prisca, elle s'était connectée avec qui, Elodie? Non con la stessa persona che ho visualizzato io. Pas avec la même personne que moi j'avais visualisé. Va bene, non importa. Adesso andiamo a vedere, dimmi se muore prima Rana o la bambina deforme. Ok, c'est pas grave. Maintenant, je voudrais que tu regardes Arana et la fille déformée et que tu me dises qui meurt en premier. La bambina deforme. L'enfant déformé. Come muore? Comment est-ce qu'elle meurt? Soffocata. Elle s'étouffe. Soffocata da chi? Elle s'étouffe de quoi? Dai suoi problemi fisici, non riesce più a respirare. Elle s'étouffe à cause de ses problèmes physiques, elle n'arrive plus à respirer. Quanti anni ha? Elle a quel âge? Sette, sei, 7 ans, six, sept ans. Quando esce dal corpo, cosa fa? Quando muore, esce dal corpo? Quand elle sort de son corps, quand elle meurt, qu'est-ce qu'elle fait? Si attacca a Rana. Elle s'accroche à Arana. Quale parte del corpo di Arana si installa? Dans quelle partie du corps d'Arana est-ce qu'elle s'installe? Nel petto. Dans la poitrine. Bene, adesso osserva quando muore Arana.
Maintenant, observe quand Arana meurt. Da che parte del suo corpo esce? De quelle partie de son corps est-ce qu'elle sort? Dalla testa. Par la tête. Quando esce, esce pure con Lena? Quand elle sort, est-ce qu'elle sort aussi avec Lena? Sì, lei è attaccata a Rana. Oui, elle est accrochée à Rana. Bene, vanno via insieme? Elles s'en vont ensemble? Sì. Oui. Dove vanno? Où est-ce qu'elles vont? Dall'insettoide. Elles vont vers l'insectoïde. Ok. Qual è la funzione dell'insettoide Quelle est la fonction de l'insectoïde là? lì? L'insettoide ha richiamato Elena, ma sono attaccate e quindi è dovuto andare anche Arana, sono tutte e due davanti a lui adesso. L'insectoïde avait rappelé Lena, mais comme elle est accrochée à Rana, les deux sont allés à l'insectoïde. Beh, che succede? Qu'est-ce qui se passe? È arrabbiato. Il est énervé? Ecco, vediamo perché è arrabbiato. Lasciami con la mantide. Bien, laisse-moi avec cette montre religieuse, je veux voir pourquoi est-ce qu'il est énervé. Bueno, è una mantide, no? È un insettoide, C'est une montre religieuse, un insectoïde? ha detto. Un amantide. C'est une montre religieuse. Bene, lasciami con la mantide. Laisse-moi avec elle. Mantide! Monte. Tu chi sei? T'es qui toi? Perché sei arrabbiato? Che succede? Pourquoi t'es énervé? Qu'est-ce qui se passe? Si è attaccata a un altro. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Questo non faceva parte dell'esperimento. Elle s'est attachée à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ça faisait pas partie de l'expérimentation, ça. Non lo sai che quando qualcosa è sperimentale non si sa mai quello che può succedere? Tu ne sais pas que quand on fait une expérimentation, on ne sait jamais ce qui peut se passer exactement? Se no, non A me non sarebbe. piace quando le cose non vanno come voglio io. Moi, ça me plaît pas quand les choses ne vont pas comme je veux, moi. Beh, bene, adesso cosa vuoi fare? Bien, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Che se ne vadano. Niente, spazzatura, via. Qu'elle s'en aille. Allez, poubelle. Via, via. Dégage. Prisca. Che Sì. succede? Prisca, qu'est-ce qui se passe? E butta via come spazzatura. Il les jette comme de la poubelle. Li butta via, che significa? Che si reincarnano, che vanno da qualche parte? Che succede? Il les jette, qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont quelque part, ils se réincarnent? Sì, lui le lascia come libere, ma non decide la loro reincarnazione. Dopo ci sarà qualcosa di successivo che le farà reincarnare. Oui, lui, il les laisse, il les jette comme des déchets, mais il ne décide rien. Il y a quelque chose ensuite qui viendra et qui les fera se réincarner. Ok, perfetto. Osserva se si reincarna. Bien, observe si elle se réincarne. Sì, nella vita attuale. Oui, dans la vie actuelle. Ok, quindi si reincarnano insieme. In quale parte del corpo di Elodie sta Lena? Bien, donc elle Lena. se... Bien, donc elles se réincarnent ensemble. Dis-moi dans quelle partie d'Elodie se trouve Lena? Petto e pancia anche a volte si muove. Poitrine et parfois le ventre aussi, elle bouge un peu. Ok, la presenza di Lena in Elodie, quali problemi provoca a Elodie nella sua vita quotidiana? Bien, cette présence de Lena dans le corps d'Elodie, quel problème ça cause dans la vie d'Elodie tous les jours? Lei a volte sente come un peso dentro, di qualcosa legato a qualcosa di triste, di ansioso e non capisce perché. Elle sent régulièrement un poids qui lui cause de l'anxiété et de la tristesse, et elle ne comprend pas pourquoi. Cos'altro provoca lei? Qu'est-ce que ça lui provoque d'autre? Vedo che in generale influenza moltissimo il suo stato d'animo. Je vois que de manière générale, ça influence beaucoup son état d'esprit, son état d'âme. In più anche calo di energie. Et je vois que ça lui fait aussi chuter son énergie. E poi non si sente mai libera. Non Et puis elle ne se sent jamais libre. riesce a fare quello che vuole. Elle ne réussit pas à faire ce qu'elle veut. Ok. Elodie, tu vuoi cambiare tutta questa situazione? Elodie, est-ce que tu veux changer toute cette situation? Oui.
Prisca, andiamo al momento in cui rapiscono quei due esseri umani evoluti. Presque va à ce moment où il kidnappe ces deux êtres humains évolués. Tu, Elodie, li vedi? Elodie, tu les vois, toi? Prisca, dimmi come li rapiscono. Dis-moi, Prisca, comment est-ce qu'il les kidnappe? Vedo un'esplosione sulla Terra. Je vois une explosion sur la Terre. Vedo queste delle persone a terra e loro ne prelevano due. Je vois des personnes qui sont par terre au sol et eux, ils en prélèvent deux. Le persone sono morte o svenute? Ces personnes, elles sont mortes ou évanouies? Svenute. Évanouies. Osserva la comunicazione tra le persone svenute e questi esseri insettoidi. Cosa si dicono? Cosa comunicano tra di loro prima e durante essere portati via? Observe la communication qu'il y a entre ces personnes qui sont évanouies et ces insectoïdes. Qu'est-ce qu'ils se disent? Non c'è molta comunicazione a livello subliminale, c'è più violenza, forza. Il n'y a pas vraiment de communication à niveau subliminal, il y a plutôt de la violence, de la force. Loro sono a terra in uno stato di debolezza e non riescono a reagire. Ils sont à terre dans un état de faiblesse et ils n'arrivent pas à réagir. Li portano via fisicamente? Est-ce qu'ils les emmènent physiquement? Ok, adesso però osserva come portano via etericamente l'ovulo e lo spermatozoo. Maintenant, observe comment ils s'y prennent pour emporter l'ovule et le spermatozoïde. Li faranno accoppiare sull'astronave, sulla Luna. Ils vont les faire s'accoupler sur le vaisseau sur la Lune. Vuol dire che l'accoppiamento è fisico? Tu veux dire que l'accouplement est physique? Quindi gli embrioni che abbiamo visto sono fisici? Ok. Donc les embryons che l'on a vus sont physiques? Sì. Va bene. Quindi perché hanno accettato? Ecco, perché sono andati via con loro, perché hanno accettato le leggi fisiche e hanno sfruttato le leggi fisiche per raggirare la loro volontà. Ok. Donc ils ont accepté les lois physiques pour passer la densité physique et ils ont forcé leur corps pour contrer leur volonté. Bene, adesso osserva questa esplosione. È stata provocata? Observe cette explosion maintenant. Est-ce qu'elle a été provoquée? Sì, con delle armi. Oui, avec des armes. Gli insettoidi hanno provocato un'esplosione con le loro armi? Est-ce que les insectoïdes ont provoqué une explosion avec leurs armes? Sì? Quali armi? Quelles armes? Vedo una specie di tubo dal quale passa una specie di, mi viene da dire, di radiazione che ha l'impatto con l'atmosfera terrestre, va a creare sulla superficie una specie di onda, di un'onda contaminatrice, carica di una sostanza nociva. Je vois qu'il y a une sorte de radiation qui passe par un tube et qui, en s'impactant sur la surface de la Terre, va créer une espèce de radiation nocive. Troppo lungo da qua. Troppo lungo da qua. C'est trop loin depuis Bene, ici. cambiamo strategia. On va changer de stratégie. Prisca, Elodie, torniamo alla prima immagine dell'ipnosi. Prisca et Elodie, on va retourner à la première image de cette hypnose. 1, 1, 2, 3. Lena 1, mi senti? Elena 1, tu m'entends? Lena 1. Elena 1? Oui. Come stai? Comment vas-tu? J'y arriverai pas.
Non ce la farò. Lena 2? Lena 2? Come stai? Sì. Come vas-tu? Mi sento meglio. Je me sens mieux. Dov'è l'ombra? Où est l'ombre? È più lontana. Elle est plus loin. Lena 1? Perché si è allontanata? Lena 1, pourquoi est-ce qu'elle s'est éloignée? Non so. Adesso facciamo un gioco. Maintenant, on fait un jeu. Chiama Lena 1. Appelle Sì, Lena 1. chiama Lena 1, scusami. Chiama l'amante di Lena 1. Lena 1, appelle la montre religieuse. J'ai pas envie. Non ne envole. Hein. Capito, ma dobbiamo fare il lavoro, no? Je comprends, mais il faut qu'on fasse le travail, non? Mais elle me fait peur. Ma mi fa paura. Ok, lasciami con lei, con l'amante. Bon, laisse-moi avec la montre religieuse. Facciamo un gioco. On fait un jeu. Mantide. Monte. Parlami attraverso Elodie. Parle-moi à travers Elodie. Sei contenta di vedermi? Tu es content de me voir? Pas du tout. Assolutamente non. Perfetto. Adesso ti mangio. Ok, parfait, maintenant je te mange. Al mio 3 sarai nel mio stomaco. À mon 3, tu seras dans mon estomac. 1, 2, 3. Mantide. Mente. Mantide, ti piace il mio stomaco? Mente, il te plaît, mon estomac? Rispondi, mantide. Réponds, mente. Prima che i miei succhi gastrici ti digeriscano. Avant que mes sucs gastriques ne te digèrent. Come stai? Comment vas-tu? Moi, je vais bien. Io sto bene. Stai bene nel mio stomaco? Tu vas bien dans mon estomac? Ok. Adesso non starai più bene. Bon, maintenant tu ne vas plus aller bien. Cambio le frequenze. Je change les fréquences. Al mio 3 starai malissimo. À mon 3, tu vas te sentir très mal. 1, 2, 3. Come stai, mantide? Comment vas-tu, menthe? Ti piace ancora il mio stomaco? Il te plaît encore, mon estomac? Vous jouez. Giocate, giocate. Ti piace o no? Ça te plaît ou pas? Bah, così così. Lasciami con Elodie. Laisse-moi avec Elodie. Elodie, disconnetti. Déconnecte, Elodie. Come ti sentivi quando la canalizzavi? Comment tu te sentais quand tu le canalisais? J'ai une brûlure au niveau de la gorge et du thymus. C'ho qualcosa che mi brucia a livello della gola e del petto. Ok. È normale. C'est normal. Prisca? Canalizza Sì. l'amantide nel mio stomaco. Prisca, canalise la menthe religieuse qui est dans mon estomac. Mantide. Menthe? Forse ti piace di più parlare attraverso Prisca. Peut-être que ça te plaît davantage de parler à travers Prisca? Piace il mio stomaco? Ça te plaît, mon estomac? No. Prima hai detto di sì. Bene, Avant, tu m'as dit oui. No. sei pronto per essere digerito? Tu es prêt pour être digéré? No. Adesso lasciami con Prisca. Prisca Maintenant, laisse-moi avec Prisca. Elodie. Prisca Prisca, Elodie. Elodie? Prisca e Elodie? Adesso io digerisco la mantide. Maintenant, je vais digérer la menthe religieuse. Al mio 3 il mio stomaco eterico la digerisce e verrà completamente espulsa attraverso le mie feci eteriche. À mon 3, mon estomac éthérique va digérer la menthe religieuse. Et mes
mes matières fécales vont complètement expulser la montre religieuse. Bene. E la mantide non esisterà più. Et la montre religieuse n'existera plus. 1, 2, 3. Elodie, cosa vedi? Elodie, qu'est-ce que tu vois? Niente. E tu, Prisca? Non E c'è. tu, Prisca? Non c'è. Sapeste Elle est cosa? là. Prisca, tu lasciami invece adesso con Lena. Prisca, maintenant laisse-moi avec Lena. Lena 2, Elodie. Lena 2, Elodie. Quello che ho fatto semplicemente è utilizzare il mio potere che solamente vige nel mio spazio. Ce que j'ai fait, c'est de simplement utiliser mon pouvoir qui règne dans mon espace. Digerendola metaforicamente, io l'ho espulsa da me. En la digérant métaphoriquement, moi je l'ai expulsée de moi. E lei non esiste più. Ho Et elle n'existe plus. potuto farlo perché stava in me, quindi sottomessa al mio potere. J'ai pu le faire parce qu'elle était en moi, donc soumise à mon pouvoir. Sappiate che quando qualcuno sta con voi, siete voi a muoverla con il vostro potere. Sachez que quand quelqu'un est avec vous, c'est vous qui pouvez la faire se mouvoir avec votre pouvoir. Ma se non lo sapete, allora loro utilizzeranno il vostro stesso potere contro di voi e a favore loro. Mais si vous ne le savez pas, alors eux peuvent utiliser votre pouvoir en leur faveur. Nel momento in cui prendete coscienza del vostro potere, tutto potete fare. Siete onnipotenti nel vostro spazio. À partir du moment où vous en prenez conscience, vous êtes omnipotent, vous êtes règne dans votre espace, dans le règne. Quindi, adesso, Lena, al mio 3, tu distruggi la mantide che è connessa con te. Donc, à mon 3, toi, Elena, tu vas détruire cette montre religieuse qui est en toi. E lei non è mai esistita per te. Et elle n'aura jamais existé pour toi. Al mio 3. À mon 3. 1, 2, 3. Lena 2. Lena 2. Che è successo? Qu'est-ce qui s'est passé? È sparita. Elle a Bene. disparu. E tu come ti senti? Bien, et toi, comment tu te sens? Bene. Benissimo. Elodie, tu cosa senti? Elodie, qu'est-ce que tu ressens? J'ai toujours cette brûlure à la gorge, enfin là, thymus. Et j'arrive pas à définir. Ho sempre qualcosa che mi brucia a livello del timo e non riesco a definire di che cosa si tratti. Bene, Prisca, osserva cos'è. Prisca, observe qu'est-ce que c'è. C'è ancora un collegamento con Lena e poi c'è una preoccupazione, come se lei avesse sempre questo sentimento di preoccupazione anche verso gli altri. Lena est toujours connectée et puis il y a cette inquiétude, elle a toujours cette espèce d'inquiétude en rapport aux autres. Ecco, adesso Elodie, facciamo un gioco. Bien, maintenant, Elodie, on va faire un petit jeu. Apri un portale, disegnalo col tuo dito. Tu vas ouvrir un portail, tu le dessines avec ton doigt. Quando apri questo portale, pensa a un posto magnifico. En ouvrant ce portail, tu penses à un endroit magnifique. Posto pieno di serenità. Un endroit plein de sérénité. Beh, disegna questo cerchio, apri questa porta e dimmi cosa c'è dall'altra parte. Bien, dessine cette porte, ouvre ce cercle et dis-moi qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Un château Un et castello. un très grand parc. È un grandissimo parco. Benissimo, adesso entra in questa nuova dimensione che hai creato e dimmi come stai lì. Très bien, maintenant rentre dans cette autre dimension que tu as créée et dis-moi comment tu t'y sens. Je suis en
rentrée dans la forêt et je suis angoissée, j'ai peur. Sono entrata nel bosco e sono angosciata e ho paura. Elodie, ti avevo detto di aprirlo in una frequenza di serenità. Elodie, je t'avais dit de l'ouvrir avec une fréquence de sérénité. Aprine un altro, a una frequenza di serenità. Ouvrons-en un autre, avec une fréquence de sérénité. Aprilo e dimmi cosa c'è dall'altra parte. Ouvre-le et dis-moi qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Dimmi. Dis-moi. J'arrive pas, c'est un autre endroit, une autre forêt, c'est moi aussi. Non ci riesco, è un altro posto, un'altra foresta e anche lì è buio. Ok, adesso prima di aprire i portali, sistemiamo le frequenze in te. Bon, alors avant d'ouvrir le portail, on va arranger ces fréquences qui sont en toi. Dimmi dove senti questa angoscia, in quale parte del tuo corpo? Dis-moi où tu ressens cette angoisse, dans quelle partie de ton corps? En dessous de la poitrine. Sotto ai seni. È solamente un'energia. Prendila con le tue mani energetiche, estraila dal tuo corpo e la butti via. Ce n'est qu'une énergie. Prends-la avec tes mains énergétiques et extrais-la de ton corps. Fallo. Fais-le. Quando hai fatto di me? Quand tu l'as fait, dis-le moi. Je l'ai dans la main. Ce l'ho nella mano. Bene, buttala via per un portale finché non sparisce completamente. Jette-la par un portail jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ça y est. Fatto. Adesso dimmi se hai paura. Maintenant, dis-moi si tu as peur. Ça brûle. Mi brucia. Dove? Où ça? Nel mio petto. Beh, prendi questa energia di paura e buttala via. Prends cette énergie de peur et jette-la. L'hai buttata? La jeter? Dimmi se c'è qualche altra emozione negativa in te. Dis-moi s'il y a d'autres émotions négatives en toi. Quale e dove? Lesquelles et où? Même endroit, même si j'en enlève, il y en a encore. Sempre allo stesso posto, anche se li toglio via, ce n'è ancora. Prisca, osserva perché riproduce sempre queste energie. Prisca, observe pourquoi est-ce qu'elle reproduit toujours cette énergie. Quello che percepisco io mentre l'osservavo in questo processo è che lei ha tantissima difficoltà a fare qualcosa per lei. Ce que j'ai perçu pendant qu'elle faisait ce processus, c'est qu'elle a énormément de difficultés à croire en ce qu'elle fait. Ascolta, È mamma, come. andiamo a Sì. sistemarla con degli shock frequenziali. Bon, on va l'arranger avec des chocs frequentiels. Adesso Elodie, Prisca, ti toccherà con delle frequenze uguali a quelle delle tue emozioni negative, ma di segno opposto, in modo che si annullino per differenza di potenziale. Maintenant, Elodie, Prisca va te toucher afin de te faire des chocs fréquentiels. Elle va te toucher avec une énergie qui est opposée à celles qui sont en toi et ça te permettra de les annuler. Prisca, quanti tipi di emozioni negative vedi in lei? Combien de types d'émotions négatives tu vois en elle, Prisca? 5 predominanti. 5 prédominantes. Bene, cominciamo. Ad ogni mio 3, vai una. Quando Bien, on commence. À chacun de mes trois, tu en annules une. queste emozioni si autoannullano, per shock frequenziale non si riproducono più perché non esistono più. Quand chacune de ces 5 émotions vient à être touchée par ce choc fréquentiel, elle s'annule par différence de pouvoir Andiamo, potentiel. Prisca. On y va, Prisca. 1, 2, 3. E 2. 2, 3, 3, Troisième. 2, 3, 4, Quatrième. 2, 3, 5, 5e. Che vedi, Prisca? Qu'est-ce que tu vois, Prisca?
Ho visto come delle frecce scoccare, andare a colpire questa emozione. L'insicurezza, la poco amore verso se stessa, la paura di essere felice. J'ai vu des flèches aller vers, à l'encontre de ces émotions, la peur, l'insécurité. Come ti senti, Elodie, allora? Elodie, comment tu te sens maintenant? Ça va, un soulagement. Mais Bene. j'ai toujours la Ho pelle. sempre, questo brucio, Sì, però qualcosa che mi brucia. emozionalmente come stai? Oui, mais émotionnellement, comment tu te sens? Non lo so, sono un po' persa. Prisca, vai da lei, prendila per mano, trasferisci, falla sincronizzare con le tue frequenze in modo che si riassetti energeticamente, ma che non siano troppo alte, magari per lei possono essere anche troppe adesso. Prisca, va chez elle et fais en sorte qu'elle se synchronise avec tes fréquences, ton énergie. Pas de manière trop élevée parce qu'elle n'est peut-être pas encore prête. Sì, mi sto avvicinando a lei, prendo le mani e vedo che mi guarda, ma lei queste frequenze le riconosce bene, solo che si è dimenticata perché non ha più pensato a sé da tanto tempo, troppe vite. Oui, je suis à côté d'elle et je lui prends la main. Elle me regarde et elle n'a pas de difficulté à reconnaître ses fréquences. Elle les reconnaît, mais le problème, c'est que ça fait trop longtemps, trop de vie qu'elle n'arrive plus à penser à elle-même. Bruciore che io percepisco, che lei ha nel petto, io lo percepisco come un senso di solitudine. È qualcosa che le brucia perché la fa soffrire. La brûlure qu'elle sent dans sa poitrine, c'est sa solitude, cette solitude qui la fait souffrire et qui la brûle de l'intérieur. Bene, come la È vedi lì che si adesso? era attaccata anche la bambina. Et c'est aussi là que s'était accroché l'enfant. Bene, come la vedi adesso frequenzialmente? Fréquentiellement, comment tu la vois maintenant? Adesso che siamo mano nella mano, è più serena. Maintenant qu'on est main dans la main, elle est plus sereine. Elodie, come ti senti adesso? Elodie, comment tu te sens maintenant? Ça va. J'ai vu une couleur rouge sur des mains. Va bene, ho visto un colore rosso su delle mani. Est-ce Benissimo. Senti ancora quel bruciore sulla gola? que tu ressens encore cette brûlure sur ta gorge? Oui, mais elle a diminué. Sì, però è diminuita. Benissimo, adesso sì che puoi aprire un portale a una frequenza di serenità. Très bien, maintenant oui, tu peux ouvrir un portail avec une fréquence de sérénité. Aprilo. Ouvre-le. Dimmi cosa c'è dall'altra parte. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Une plage. Una spiaggia. Una spiaggia. Entra e dimmi come ti senti su quella spiaggia. Entre et dis-moi comment tu te sens dans cette plage. Contente. Contenta. Che bello. Adesso di allena, di uscire dal tuo corpo e di mettersi accanto a te. Maintenant, dis à Lena de sortir de ton corps et de se mettre à côté de toi. Da quale parte del tuo corpo esce? Par quelle partie de ton corps est-ce qu'elle sort? Je tirais le thymus et elle était à côté de moi en me tenant la main. Direi il timo e lei stava accanto a me tenendomi la mano. Quindi il bruciore era lei? Donc la brûlure, c'était elle? Non lo so. Beh, adesso che è fuori dal tuo corpo, dimmi se senti ancora bruciore su quella parte. Bah, maintenant qu'elle est en dehors de ton corps, dis-moi si tu sens encore ta brûlure dans ce corps, dans cette partie de ton corps. C'est une pression maintenant. Et una pressione adesso. Ok. Dille di uscire completamente dal tuo corpo per andare a passeggiare sulla spiaggia. Bien, dis-lui de sortir complètement de ton corps pour que vous puissiez vous promener sur cette plage. Da dove la vedi o senti uscire? Par où est-ce que tu la vois ou tu la sens sortir? J'ai des pulsations dans le ventre.
Ho un impulso nella pancia. Benissimo. Mentre esce da te, voglio parlare con lei. Très bien. Maintenant qu'elle sort de toi, je veux lui parler. Lena 1. Lena 1. Come stai? Comment vas-tu? Ça va. Sto bene. Ti piace la spiaggia? Ça te plaît, la plage? Oui, mais j'ai pas envie trop trop parler. Sì, ma non ho tanta voglia di parlare. Va bene, lasciami con Elodie. D'accord, laisse-moi avec Elodie. Bene, Elodie, già abbiamo fatto un bel passo avanti. Bien, Elodie, on a fait déjà un grand pas. Facciamone ancora uno. Faisons un autre grand pas. Apri un portale a una frequenza ancora più alta. Ouvre un portail à une fréquence encore plus élevée. Dimmi cosa c'è dall'altra parte. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. C'est bizarre, je suis en apesanteur. È strano, sono sollevata. Ok, come stai da qui, in questa dimensione? Ok, comment tu es dans cette dimension? Terre de loin ou des planètes. Vedo pianeti, la Terra da lontano. E come ti senti? E comment tu te sens? Sais pas si je suis bien stressée. Non so se sono bene o stressata. Bene, adesso di Allena di uscire dal tuo corpo per andare a passeggiare insieme nell'universo. Bien, maintenant, on dit à Lena de sortir de ton corps pour que vous puissiez aller vous promener dans l'univers. Dimmi da dove esce. Dis-moi par où elle sort. En fait, je la vois pas sortir, elle vient directement dans mes mains comme une ronde. In realtà non la vedo uscire, viene direttamente prendendomi la mano, come Ah, se... è già fuori, ok. Ah, elle è già dehors, ok? Ok, lasciami con lei. Ok, laisse-moi avec elle. Lena 1. Lina 1. Come stai qui? Ti piace l'universo? Comment tu te sens ici? Ça te plaît l'univers? Oui. C'est tranquille. Ma è Sì, tranquillo. è Oh! tranquillo. E ti piace stare qui o vorresti ritornare dove stavi prima? Et ça te plaît de rester là ou tu voudrais retourner là où tu étais avant? Pour avoir peur. Per avere paura? Dico, ti piace questo posto dove sei tranquilla o vuoi tornare indietro? Non, je dis, ça te plaît, cet endroit Ah, où tu es ok. tranquille ou tu veux retourner en arrière? Chiaro, vuol dire tornare indietro per aver paura? Certo. Dici, tu decidi. C'est comme tu veux, tu décides. Je reste là. Rimango qui. Benissimo, Lena. Très bien, Lena. Adesso, se vuoi rimanere qui, devi uscire da tutti i corpi organici e inorganici, materici. Donc, si tu veux rester ici, tu dois sortir de tous les corps organiques et non organiques, tout ce qui est matière. E sarai completamente libera. Et tu seras complètement libre. Era la materia a farti stare male. C'était la matière qui te faisait te sentir mal. Lasciami con Elodie. Laisse-moi avec Elodie. Elodie, dimmi cosa vedi e cosa senti. Elodie, dis-moi qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu ressens. Je me suis pensé, j'ai eu la pensée de... Et l'ombre, elle sera encore là ou pas? Ho avuto questo pensiero in cui mi chiedevo, ma e l'ombra ci sarà ancora? Lì non esiste l'ombra. L'ombre n'esiste pas. La frequenza è troppo alta. La fréquence est trop haute. Dimmi cosa vedi e cosa senti. Dis-moi qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu ressens. Je flotte. Sto flottando. Nel frattempo, Prisca, se vuoi accendere la luce che non ti si vede più, fallo pure. En même temps, entre-temps, Prisca, si tu veux allumer la lumière de chez toi, fais-le parce qu'on ne te voit plus. Ok. Elodie, dimmi dove, come vedi Lena. Elodie, dis-moi comment tu vois Lena.
Mi pare che sia un po' triste di lasciarmi. Ma tu come la vedi? Mais toi, comment tu la vois? Je ne sais pas, je la vois loin, mépris. Non lo so, la vedo lontana. Prisca, come vedi tu Lena e come vedi tu Elodie? Prisca, comment tu vois Lena et Elodie? Allora, Lena la vedo pronta ad andare e Elodie invece un po' la trattiene perché, come abbiamo visto prima, lei dentro ha questo gran senso di solitudine. Elena, elle est contente de pouvoir partir finalement, mais c'est Elodie qui quelque part la retient parce que, comme on a vu tout à l'heure, elle a cette grande solitude en elle. Bene, Elodie, osserva questo senso di solitudine in te. Dimmi dove si trova esattamente. Elodie, observe cette solitude que tu as en toi. Dis-moi où elle se trouve exactement. Nella pancia. Bene. Già sai che puoi prendere questa energia e la puoi buttare via. Fallo, estraila e buttala. Bien, déjà tu sais que tu peux prendre cette énergie et l'extraire, la jeter de toi. Fais-le, prends-la et jette-la. Dimmi che fai. J'ai eu un vent de fraîcheur, un truc bizarre qui descend dans mes jambes. Ho avuto qualcosa di strano che è sceso per le mie gambe, come un'area di freschezza. Prisca, cosa vedi? Prisca, qu'est-ce que tu vois? Sì, vedo che ha fatto scivolare fuori questa sensazione e sento che ha tanto bisogno di amore per lei, come se lo dovesse inalare di questo amore per riempirla tutta, qualcosa che non si è mai concessa. Oui, je vois qu'elle fait glisser vers l'extérieur toute cette énergie et je vois qu'elle a vraiment un grand besoin d'amour, comme si elle avait besoin d'inhaler cet amour qu'elle n'a jamais eu pour elle-même. Bene, adesso Elodie, comincia ad usare le tue migliori frequenze e comincia a creare questo sentimento, questa emozione così sublime in te. Bien, Elodie, maintenant élève tes fréquences. Utilise tes fréquences pour pouvoir développer cet amour, cette chose magnifique que tu peux nourrir pour toi-même. Dimmi cosa senti mentre lo fai. Dis-moi qu'est-ce que tu ressens pendant que tu le fais. J'ai cette fraîcheur aussi qui gargouille un peu partout, mais qui s'arrête au niveau du plexus solaire. Questa freschezza che sta go come gorgogliando un po' dappertutto, però va dappertutto e si ferma lì, al plesso. Continua finché non riempie completamente il tuo corpo. Bien, continue e continue jusqu'à ce che ça remplisse complètement tout ton corps. Tu vedi qualche motivo perché sei fermata lì nel frattempo, Prisca? Entretemps, Prisca, est-ce que tu vois une raison pour laquelle ça s'est arrêté là? Perché è il centro che ha più bisogno, è come se si stesse ricaricando la parte che aveva più bisogno. Parce que c'est là qu'elle en a le plus besoin. Elle était en train de recharger cette zone où elle a le plus besoin d'amour. Questa zona. Continua, Elodie, a riempirti delle tue migliori frequenze. Bien, Elodie, continue de te remplir de tes meilleures fréquences. Riempiti di te stessa. Remplis-toi de toi-même. E senti una meravigliosa sensazione di pace. Et tu ressens une merveilleuse sensation de paix. Una stupenda sensazione di amore. Une merveilleuse sensation d'amour. Ti senti innamorata di tutto. Tu te sens amoureuse de tout. Senti una felicità scorrere dappertutto nel tuo corpo. Tu ressens un bonheur parcourir partout, tout ton corps. Dimmi, come ti senti adesso, Elodie? Dis-moi comment tu te sens maintenant, Elodie. Je souris.
Sto sorridendo. Cosa senti esattamente? Me lo puoi dire? Qu'est-ce que tu ressens exactement? Tu peux me le dire? Gioia. Senti gioia? Oh. Il y a juste une partie qui me fait mal, la partie de la tempe gauche. C'è solo una parte che mi fa ancora male, la parte della, questa parte sinistra che mi fa male. Della tempia. Tempia. Bene, vai con le tue frequenze, con la tua energia a ristabilire quella parte lì, la tempia. Bien, avec tes fréquences, va observer cette zone et va la rééquilibrer. Senti che ormai la testa è completamente leggera. Et sens que maintenant, ressens que ta tête est complètement légère. Ti senti libera e leggera. Tu te sens libre et légère. È una tremenda voglia di vivere la tua vita. Et tu as une très grande envie de vivre ta vie. Una voglia di ballare sul tavolo. Une envie de danser sur la table. Di cantare sotto la doccia. Di De chanter sous la douche. Come stai? Comment tu vas? Ça va. Sto bene. Ok. Prisca, tu cosa vedi? Prisca, qu'est-ce que tu vois? Lei sta bene e deve stare molto attenta. Quel fastidio che sentiva è il vecchio pensiero. Ricrea il vecchio pensiero. Non deve ricreare il vecchio pensiero. Elle va bien, cette gêne qu'elle sentait à la tempe gauche, en réalité c'est une vieille pensée. Et il ne faut pas qu'elle recrée cette vieille pensée, c'est ça qui la gêne. Dubbio. C'est plus facile. Prendi il vecchio pensiero e lo butti, e voilà. Mais c'est facile, tu prends cette vieille pensée et puis tu le jettes, et voilà. Che c'è una voglia di parlare francese. Elle l'imparerà. Devo imparare. Bene, Elodie, dimmi, che succede? Raccontami. Bon, Elodie, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi, comment tu vas? J'ai cette fraîcheur dans le ventre et dans le plexus. Ho questa freschezza nel pan nella pancia e nel plesso. E adesso dimmi se vedi Lena. Maintenant, dis-moi si tu vois Lena. Au loin, oui. Lontana, sì. Lontana? Ok, salutala e quando non la vedi più me lo dici. Au loin, d'accord. Alors, salue-la et quand tu ne la vois plus, tu me le dis. Lei ha la sua splendida vita e tu la tua meravigliosa. Elle, elle a sa propre vie splendide et toi, tu as ta propre vie merveilleuse. Même si je suis seule. Anche se sono sola. Soprattutto se sei sola. Surtout si tu es seule. Dimmi quando non vedi più Lena. Bien, dis-moi quand tu ne vois plus Léna. È andata via. Ok. Come stai, Elodie? Comment tu vas, Elodie? Ça va. J'ai une espèce de résidu sur la gorge, mais ça brûle un petit peu encore, mais c'est comme une pression. Ho ancora una specie di residuo nella gola, mi brucia ancora un pochino, ma c'è una specie di pressione. Tu vedi qualcosa, Prisca? Prisca, tu vois quelque chose? È come se ricreasse un po' le stesse. Ha paura I di vecchi stare con sé, pensieri, i vecchi vecchi pensieri. pensieri, paura di stare. Elodie! Elodie! Elodie,
C'est ce que tu es en train de faire, c'est de recréer ces vieilles pensées. Tu es en train de recréer ces peurs. Les vieilles pensées. Les vieilles pensées. Cancella tutto. Efface tout. Cancella, sei una creatrice, la tua vita te la crei tu. Se vuoi stare sola, te lo decidi tu. Se vuoi stare con qualcuno, lo decidi tu. Sei tu che crei. Efface tout, Elodie. Si tu veux avoir quelqu'un à tes côtés, tu peux avoir quelqu'un à tes côtés. Si tu veux avoir être seul, tu peux être seul. C'est toi qui décides, c'est toi qui crée. Cancella il passato. Efface le passé. Non senti più nessun bruciore. Tu ne sens plus aucune brûlure. Nessun fastidio. Aucune gêne. La tua gola, il tuo viso, la tua testa sono leggeri. Ton visage, ta gorge, ta poitrine, ton thymus, tout est léger. Sei pronta per rientrare? Tu es prête pour revenir? Oui. Prisca, come la vedi prima di chiudere? Prisca, comment tu la vois avant de conclure? Credo che sta capendo, sta iniziando a capire e sorride, anche la sua parte subliminale sta un po' sta sorridendo. Je vois qu'elle commence à comprendre. Elle comprend et elle sourit. Sa partie subliminale aussi est en train de sourire. Bene. E allora torniamo tutti quanti insieme qui al presente da dove vi parlo. Bien, alors on va tous rentrer au moment présent, celui depuis lequel je vous parle. Bene. Conto da 1 a 3. Je compte de 1 à 3. 1. I vostri corpi cominciano a risvegliarsi. Vos corps commencent à se réveiller. Senti il tuo corpo sempre più leggero. Tu sens ton corps de plus en plus léger. Sempre più forte. De plus en plus fort. Sempre più leggero. De plus en plus léger. Sempre più forte. De plus en plus fort. Due. Due. E sempre questa sensazione di felicità per tutto il corpo. Tu as cette sensation de bien-être dans tout ton corps. I trois. Ouvre tes yeux. Bonsoir. Bonsoir. C'est nuit. Elodie, comment ça va? Ça va. Je suis contente. Sono contenta. Elodie, mi piacerebbe che mi dicessi qual è la differenza nella tua sensazione tra adesso, questo momento, e giusto prima di cominciare la sessione. Elodie, j'aimerais que tu puisses me dire quel est ton ressenti, quelles sont tes sensations de maintenant en comparaison à celles que tu avais avant la session, au début. Une légèreté. Una leggerezza. E fisicamente senti qualche differenza? Et physiquement, tu sens une différence? Je sais pas trop. Je ne sais pas si c'est parce que je suis engourdie ou... je ne sais pas. Non saprei dire. Non so se perché sono un po' intorpidita, ma... Vabbè, sicuramente. Ok. Va bene. Ok. Andiamo a ballare sui tavoli, vai. Allez, on va danser sur les tables maintenant. C'est ça. Appunto. Ti chiedo se vuoi che si pubblichi la tua sessione su internet. Je te demande si tu veux qu'on publie ta session sur Internet. Je ne sais pas. Non so. Se non lo sei tu. Prendere una decisione. Sì. Posso Moi, decidere io? No. Il faut que tu prennes une décision. Je peux décider moi? Beh, c'était tellement bizarre que je ne sais pas. Era così strano che non so. Ok, vuoi che la pubblichi coprendo il tuo volto? Tu veux que je la publie en cachant ton visage? Oui. Ah. Posso couvrir anche le volto di Julie si non ti piace. Hein? Je peux aussi cacher le visage de Julie si ça te plaît pas. Hein? Non, c'est plus le mien. Et puis oui, le mien. Copro il mio, eh? Il tuo e il mio è meglio. Eh? Allez, je cache mon visage et aussi le tien. Allez, c'est mieux. Ok, adesso chiudo la registrazione. Non andare via, rimani lì. Ciao. Bon, maintenant j'arrête l'enregistrement, ne t'en va pas, reste là. Ciao. E benvenuti a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo del fenomeno
della distruzione dell'entità in ambiente ipnotico. Ho visto e continuo a vedere operatori che lavorano agendo sull'entità, aggredendole, distruggendole. E in realtà esse sì, vengono distrutte, spariscono. E sì, pensano di aver risolto il problema, pensano di aver distrutto quell'entità che stava creando dei problemi e vanno avanti così. In realtà questo video lo registro proprio per dire che non è così, non si è risolto il problema e non si è distrutto assolutamente nessuno o niente. Tutto si modifica. La distruzione è una trasmutazione, una modificazione, una trasformazione. Un essere umano muore. Non muore l'essere umano, muore il suo corpo fisico. L'essere umano sta trasmutando, sta trapassando da una dimensione, la cosiddetta dimensione fisica, qualcuno la chiama la terza dimensione, o seconda o prima, dipendendo dai punti di vista, se dal minerale, dal vegetale, dall'animale o dall'essere umano, comunque la dimensione fisica, e lì si muore, ma continua ad esistere in altre dimensioni. Può vivere anche in questa dimensione, interagire in qualche maniera con questa dimensione fisica, ma da un'altra prospettiva, da un'altra frequenza, da un'altra dimensione o da un'altra densità. Niente si distrugge. Tutto si modifica, tutto trasmuta. Cosa succede quindi quando si distrugge un'entità in ipnosi? Succede che l'entità trasmuta. L'entità esce fuori da quell'ambiente ipnotico. Attenzione, esce fuori dallo spazio energetico della persona che sta effettuando il lavoro, diciamo dell'interferito. Chiamiamolo così. Sì, noi siamo esseri, noi siamo una coscienza, noi siamo una volontà. Chiamiamo con diverse parole la stessa cosa, in funzione di quello che vogliamo dire, di quello che vogliamo spiegare. Possiamo chiamarci volontà, possiamo chiamarci coscienza, possiamo chiamarci esseri umani, possiamo chiamarci calogero. Stiamo parlando sempre della stessa cosa. La volontà di un soggetto non è qualcosa di esterno, non è qualcosa che c'è o non c'è, ci può essere, non è qualcosa di esterno, è qualcosa neanche di interno, perché d'interno potrebbe significare qualcosa, una terza cosa che esiste all'interno di un'altra cosa o di qualcun altro. No, è la stessa identica cosa, è l'essenza. Siamo noi. La nostra volontà siamo noi stessi. E noi abbiamo pieno potere in noi stessi, nel nostro spazio energetico. Qualsiasi cosa si muova, qualsiasi cosa succeda nel nostro spazio energetico o sfera energetica, succede per nostra esclusiva volontà. Vige solo ed esclusivamente la nostra volontà. Noi possiamo distruggere nella nostra sfera energetica qualsiasi cosa, cioè farla uscire fuori, non permettergli più di stare dentro. Però questa entità o questa qualcosa, questo qualcos'altro esce fuori dal nostro spazio energetico e continua ad esistere in altre dimensioni. Tutti siamo esseri multidimensionali, tutti. Solamente non c'è più il permesso di esistere in questa sfera energetica personale. Perché il problema non si risolve? Si può risolvere, ma può non risolversi. Ho sentito dire, Calo collabora con queste entità cattive, ha un patto con queste entità cattive, un patto di non belligeranza, un patto di non attacco, di non aggressione. Lui le lascia libere. Sì. In un certo senso libera la persona interessata, gli apre questi portali, vanno via,
ma continuano ad esistere, continuano a fare quello che devono fare, continuano a dare fastidio ad altre persone. Perché non le distrugge? Perché non le elimina? Questa risposta o questa affermazione è indice di mancanza di consapevolezza e quindi di vulnerabilità all'interferenza esoterica. Decisamente. Chi la pensa in questa maniera è, per forza di cose, un interferito. Perché? Perché sta permettendo a questa entità di esistere o di interferire con lui stesso, con lei stessa, con la persona stessa. In realtà, quando si distrugge qualcosa, la si sta facendo uscire dallo spazio, dallo spazio energetico. Quando qualcosa si lascia andare via per un portale, la si sta facendo uscire dallo spazio energetico. È la stessa cosa. Sono modalità diverse, ma è la stessa cosa. Quindi si può distruggere. Certo, io non dico di no, assolutamente, anzi lo faccio spesso in sessione, dipendendo dalla situazione. Ma è la prospettiva con cui si usa questa distruzione che cambia e che quindi può o non dare un risultato. Chi pensa che distruggere sia la risoluzione del problema sbaglia di grosso, anzi, si tiene il problema. Primo, perché sta dando la responsabilità del problema all'altro, a una cosa esterna, e quindi la deve distruggere. Mentre non ha capito che se quella cosa lì o quel coso lì, quel qualcuno lì stava interferendo nel suo spazio energetico è perché lui, a causa della sua unica volontà che vige nel suo spazio energetico, gliel'ha permesso. Che non si ricordi o che per qualche motivo non lo creda o non lo pensi è un altro discorso, ma la volontà è la sua. E lo vediamo ogni giorno in sessione, che solo attraverso la volontà della persona interessata, dell'interferito, si risolve il problema. Dando la responsabilità del danno a un altro significa non aver capito questo e quindi si è costretti, diciamo così, a essere interferiti perché crediamo che è la volontà dell'altro che ci può creare un danno. Non siamo coscienti della nostra volontà, gli altri quindi possono manipolarla. Secondo, pensare di distruggere in questa maniera e annullare completamente qualsiasi problema a se stessi e agli altri è indice di mancata consapevolezza, di bassa consapevolezza, perché si pensa che il nostro potere sia assoluto. Sì, lo è, solo nella nostra essenza, nella nostra sfera energetica, non in altri posti. E se no, chiaro, anche gli altri potrebbero fare con noi quello che vogliono senza bisogno di chiederci il permesso, senza tener conto della nostra volontà. Perché tanto sono onnipotenti anche nelle sfere energetiche, nelle essenze, nelle coscienze degli altri. Non è così. Distruggere significa farlo solo nel tuo spazio energetico, che tu qualcuno non lo veda più perché l'hai distrutto e perché non lo vedi più all'interno di te stesso, ma continua ad esistere come essere immortale e multidimensionale cui siamo tutti. Quindi manca di questa conoscenza esoterica fondamentale per capirne i meccanismi basici ed evitare l'interferenza. Per questo siamo interferiti, perché ci mancano queste nozioni e perché le vediamo, vediamo la situazione in questi termini. E tanti operatori lavorano e operano su questi termini. Neanche loro hanno questo grado di consapevolezza che può portare alla risoluzione, a dare lo strumento per la risoluzione del problema realmente. Stanno agendo completamente in maniera sbagliata, magari in buona fede sicuramente, però lo strumento non è corretto. Lo strumento della distruzione funziona solo quando se ne è capito il meccanismo. Tra l'altro questo distruggere, nel caso di un inconsapevole, è mosso sempre da un'azione alimentata dalla rabbia o dalla paura, è un metodo di difendersi. Quindi si utilizza in ambienti di basse vibrazioni, che non fanno altro che appoggiare un sistema di interferenze, perché le condizioni sono fertili per questo tipo di relazioni interferente-interferito.
Quindi abbiamo uno stato emozionale che lo promuove e che deve essere cambiato. Abbiamo un livello di consapevolezza che non ci permette di comprendere cosa realmente sta succedendo e quindi diamo la responsabilità dell'interferenza all'interferente, perché non si è capito ancora che il processo è assolutamente volontario, perché siamo esseri onnipotenti. Finalmente avrete notato che rispettando lo stesso protocollo, facendo solamente le stesse domande, vediamo che le informazioni che escono dalle ipnosi sono diverse, a volte contrastanti per chi facciamo le ipnosi. Intanto dobbiamo sempre distinguere due tipi di ipnosi. L'ipnosi per una persona, per risolvere un problema alla persona, in cui si entra in ambiente ipnotico e per quanto l'informazione possa essere contaminata e distorta, ci serve solo per andare alla causa esoterica del suo problema e lavorare lì e risolvere. È una guida verso la causa esoterica del suo problema. Non c'entra qui l'investigazione, non ci serve quell'informazione per conoscere. Cosa dobbiamo conoscere? È distorta, è contaminata, è inquinata. Cosa dobbiamo conoscere? Perché oggi possiamo dire con sicurezza che ci sono esseri che hanno delle caratteristiche genetiche simili agli animali terrestri, i rettili soprattutto e gli insetti soprattutto. Perché parliamo di esseri rettiloidi, insettoidi, umanoidi o di altre specie, perché appaiono costantemente da sempre. Quindi quella è un'informazione affidabile. Poi voglio dire, non sempre escono, assolutamente. Poi basta cambiare un attimo modo di vedere la cosa e non escono. Guardiamo quello che c'è a destra, non possiamo guardare quello che c'è a sinistra, ma basta girare lo sguardo verso una prospettiva e vediamo quello che c'è. Quindi in questo caso possiamo dire, questa è un'informazione affidabile. Credo che avrò più di, ho perso il conto ormai, 6.000 ipnosi per dire, per essere sicuro, che ci può essere un'interferenza da esseri che assomigliano vagamente o strettamente a esseri animali rettili terrestri, significa che in 6.000 ipnosi sono apparsi in tutte o quasi tutte, sicuramente nella stragrande maggioranza. Una cosa è vedere un essere similrettile. Un'altra cosa è dire, ah ecco, c'è un rettile che si chiama Pinco Pallino ed è il capo di non so quale armata spaziale e ha detto che non so cosa, che non so quanto e che il suo progetto è di liberare. No, quella sì che è informazione contaminata, distorta. No, no, lì c'è contaminazione. Ma il punto non è questo, il punto è perché l'informazione è così contaminata e non possiamo prenderla come affidabile se non dopo un filtraggio fatto con certe condizioni ben precise, dopo un arduo e grande, lungo lavoro e faticoso lavoro. Le ragioni sono tante. Dobbiamo capire che l'informazione viaggia. L'informazione è pura, l'informazione è. Durante il suo viaggio attraversa dimensioni, attraversa densità, attraversa intelligenze, attraversa volontà, attraversa creazioni, co-creazioni. Alla fine arriva nella mente di un essere umano, che la interpreta attraverso la sua struttura mentale, attraverso la sua struttura culturale e la esprime attraverso i limiti di quello che può essere una lingua verbale. Spiegami verbalmente il colore rosso, ma non lo spiegare a me, spiegalo a un cieco dalla nascita. Spiegagli cos'è il colore rosso. Spiegaglielo con le parole. Spiegaglielo. Come glielo spieghi a un cieco dalla nascita cos'è il colore rosso che non ha mai visto? L'interferenza passa attraverso un inganno, spesso e volentieri. Lo sappiamo tutti. Poi guardiamo un'ipnosi regressiva, tutto quello che ci viene detto ce lo mangiamo. Bello, tutto, sì,
La verità, finalmente, la verità, sappiamo la verità. Non ci ingannano più. Dai. Del perché l'informazione è così distorta. Qui apro un nuovo concetto. La frequenza coscienziale. Cambiamo frequenza nella nostra radio e cambiamo musica. Anche la coscienza ha una frequenza, anche la coscienza ha dei livelli. Noi ci evolviamo, non siamo sempre gli stessi. Tu oggi non sei quello di 10 anni fa e fra 10 anni non sarai quello di oggi. Le tue esperienze ti forgiano, ti cambiano. Cambia come la frequenza, nel senso che questa energia, questa informazione prende una forma diversa. E tu sei diverso, tu sei quell'informazione, tu sei quella coscienza. Per uscire da un'interferenza è necessario capire il meccanismo dell'interferenza e per capirne questo meccanismo bisogna fare un salto coscienziale, bisogna vedere le cose da un'altra prospettiva. Poi, dopo questa bella esperienza, torniamo al presente e vediamo che la persona non vede più il suo interferente, non vede più il suo problema, lo ha risolto. Torniamo indietro nel passato e non vediamo più quell'interferenza, l'ha distrutta nel suo spazio energetico, l'ha distrutta nella sua essenza, l'ha distrutta in sé. Quello che tu vedevi prima non lo vedi più adesso, tu sei cambiato, la tua coscienza è cambiata e sei uscito dall'interferenza. Quindi quando andiamo a fare una sessione, una parte di questa informazione cambia perché la persona che la riceve, la interpreta, lo fa attraverso la sua coscienza attuale, del momento. Se l'anno scorso ha visto rosso, oggi vede giallo e domani vedrà verde. È per un processo evolutivo nel tempo normale e naturale, la sua frequenza coscienziale cambia. Al rientrare in quell'ambiente ipnotico nuovamente, le cose risulteranno diverse. Quindi qual è l'informazione che ci serve? È l'informazione oggettiva, non la soggettiva. Non la soggettiva. No, la soggettiva. La oggettiva. Come si arriva all'oggettiva? Si arriva facendo tantissime sessioni e filtrando le informazioni. Quel poco in comune è un'informazione affidabile. Morale della favola. Una rondine non fa primavera. Una sessione di ipnosi non vi svela niente. Non lasciatevi ingannare, non solo dagli esseri interferenti, ma non lasciatevi ingannare dalle sessioni di ipnosi regressiva. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Per
Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, è il codice. Il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio. Sì è il no da sinistra verso destra. No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte, a dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi? Quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano, lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato cosiddetto, il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano.
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi. E che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte. O a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove ci è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo. E chi più ne ha, chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura. È informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottosta alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo. Si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse, potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate che, supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia. ADN Cronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva,
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo, per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.